Salve amici e benvenuti anche oggi. Video su Cyberpunk e sulle copie vendute di Cyberpunk. Infatti sono usciti due o tre notizie abbastanza importanti, anche direttamente da CD Projekt Red. Si sono anche un pochino bullati sul Twitter sulle loro 13.7 milioni di copie vendute di Cyberpunk nel 2020, quindi a dicembre praticamente, e quindi questi sono i numeri. Probabilmente, ovviamente, sono molte di più le copie vendute, anche perché nonostante ci sia stato un calo decisivo di vendite da gennaio in poi, chiaramente, probabilmente le copie vendute saranno anche sopra i 15 milioni, possiamo così azzardare, che sono un bel po' di soldi per CD Projekt Red. Quindi, nonostante il lancio di Cyberpunk, che tutti sappiamo com'è stato, tutti i problemi possibili immaginabili, comunque il marketing ha spinto veramente tanto tanto bene. È un compartimento che sicuramente ha funzionato per Cyberpunk più che il gioco in sé, tant'è che a dicembre praticamente buona parte dei giocatori interessati e non hanno comprato questo gioco. Un'altra cosa importante che esce fuori dalle ultime notizie, delle ultime ore, sono i rimborsi. Infatti, non so se vi ricordate, ma quando ci fu il casino iniziale e loro dissero che avrebbero rimborsato chiunque avesse chiesto, nonostante le ore giocate, io avevo detto che di solito la gente non chiede tanti rimborsi e non avrebbe impattato molto sui ricavi sostanzialmente. Io avevo detto, mi sembra, circa un 10%, cioè l'avevo buttata lì un po' così a caso, però avevo detto, beh, secondo me non più del 10% chiederà il rimborso, in effetti. All'inizio era uscita una notizia dove i rimborsi sembravano veramente ridicoli, qualcosa come lo 0,5% degli incassi. In realtà nelle ultime ore poi è uscita un'altra notizia un pochino più precisa e siamo invece intorno ai 50 milioni di dollari che hanno perso, tra virgolette, hanno dovuto rimborsare. Quindi, considerando che quegli incassi delle 13 milioni di copie circa sono 550-600 milioni di dollari, stiamo parlando, guardate un po', incredibile, proprio circa del 10%. Quindi, insomma, ci ho azzeccato alla grande, ovviamente per pura fortuna, però, insomma, più o meno, secondo me, era una ipotesi plausibile quella del 10%. Questo perché tipicamente i consumatori non chiedono rimborsi. È una cosa difficile anche a fronte di un prodotto estremamente rotto come Cyberpunk al lancio, perché magari adesso è un pochino più giocabile, un pochino più rifinito, ma sicuramente il gioco di dicembre era demolito soprattutto sulle console di vecchia generazione. Nonostante questo, appunto, tipicamente il consumatore non chiede tantissimi rimborsi. Questo perché, secondo me, anche psicologicamente, quando si fa un acquisto, quindi si prende una decisione, è difficile pentirsene e quindi dire ho sbagliato, anche di fronte proprio al prodotto letteralmente quasi ingiocabile. E quindi un po' per vergogna, un po' per, diciamo così, orgoglio personale, per non dimostrare apertamente a se stessi in realtà poi di aver sbagliato, la gente non chiede rimborsi. Magari qualcuno l'ha fatto anche per, insomma così, dignità personale, magari già aveva giocato 15-20 ore al gioco e non si sentiva di chiedere un rimborso su un gioco che già aveva giocato per parecchio. Poi alcuni in realtà se ne sono fregati, hanno chiesto il rimborso anche dopo averlo finito il gioco. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Fatto sta che comunque il gioco ha venduto un sacco e CD Projekt l'ha anche messo in prima pagina, diciamo, su Twitter come sua una foto, insomma, 13.7 milioni di copie vendute nel 2020, quindi a dicembre. Questo anche per smentire un po' quelle voci che c'erano uscite all'inizio del fatto che CD Projekt poteva essere in problemi finanziari. Sicuramente no. La loro azione comunque non sta andando molto bene. Rimane il fatto che comunque questi soldi li hanno incassati, stiamo parlando di oltre mezzo miliardo di dollari ed è una cifra comunque parziale, perché stiamo parlando appunto solo di dicembre 2020. Probabilmente siamo molto molto più avanti e comunque
più fixeranno il gioco, quando uscirà sicuramente la versione next gen per PS5, quando eventualmente, penso, verranno riammessi sul PS Store, sicuramente le vendite continueranno a implementarsi, ad aumentare. Il mio augurio è sempre quello che il gioco possa migliorare e raggiungere uno stato quantomeno, diciamo così, decente, migliore rispetto al lancio, soprattutto sulle console che chiaramente hanno dei problemi molto molto maggiori rispetto al PC. Io credo che comunque in generale loro cercheranno di far diventare Cyberpunk il gioco che volevano, almeno per tutto quest'anno, cioè secondo me si metteranno proprio al 100% a cercare di risolvere tutti i problemi ove possibile per raggiungere un certo livello qualitativo, almeno per questo anno. Dopodiché, secondo me, tireranno le somme e vedranno, in base anche a quanto avranno incassato in tutto il 2021, in che stato sarà il gioco e tutto quanto, quale sarà anche, insomma, la temperatura dell'ambiente dei consumatori rispetto al loro gioco, se continuare a investire risorse sempre su Cyberpunk oppure se droppare un po' lo sviluppo e il fixing per passare al prossimo gioco, che al 99.9% sarà The Witcher 4. Anche perché le logiche di mercato impongono di mettere sempre avanti un progetto nuovo per creare un po' di hype, un po' di aspettativa. Questo serve non solo per il pubblico, per portarlo dalla propria parte, per avere del seguito, ma soprattutto per gli investitori, perché gli investitori, dato che CD Projekt Red è una società quotata, vogliono dei, insomma, delle deadline, non proprio delle deadline, ma comunque dei punti dove tendere, delle tendenze per creare aspettativa, per avere un senso per l'azione di essere seguita, essere comprata. Quindi molto probabilmente, secondo me, finito questo 2021, cominceremo a sentire parlare molto più intensamente di The Witcher 4, perché così la gente comincerà a interessarsi, comincerà a uscire qualche notizia, qualcosina, qualche magari anche solamente delle immagini, delle artwork, insomma, per farci sapere che comunque sono in lavorazione. Poi, chiaramente, spero che si prenderanno tutto il tempo necessario questa volta per far uscire un gioco, insomma, buono, a livello giusto nel momento del rilascio e non una mezza beta come è stato per Cyberpunk. Comunque, le vendite comunque sono andate abbastanza bene per Cyberpunk 2077, era prevedibile, il marketing è stato veramente molto molto aggressivo e ha fatto, secondo me, la maggior parte. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi qua sotto nei commenti, noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming a 360 gradi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se volete iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, una buona giornata. Ciao ciao!